Ciao a tutti amici di xiaomitoday.it dal vostro Emanuele. Il progresso tecnologico ha fatto sì di trovare miniaturizzate sui nostri smartphone delle piccole fotocamere che spesso e volentieri ci regalano la possibilità di acquisire video e foto in maniera del tutto professionale. Però quello che manca, soprattutto nella fascia medio e bassa del mercato, è la presenza di uno stabilizzatore e quindi ci ritroviamo magari con dei video davvero stupefacenti ma del tutto tremolanti. Quindi una soluzione è quella di dotarsi di uno stabilizzatore, come ad esempio il Vimbal 2 di FeiyuTech, che oggi andiamo a scoprire insieme nella nostra recensione completa. Ebbene amici, quindi partiamo direttamente con l'analizzare il contenuto della confezione del gimbal Vimbal 2, il quale è appunto contenuto all'interno di questa sacchettina, diciamo questa comoda custodia che ci permetterà di portare in giro il nostro gimbal preservandolo da eventuali urti e graffi durante il trasporto. Peraltro la custodia qui ha una sorta di taschina dove possiamo andare a inserire eventuali cavi di ricarica o eventualmente anche una piccola power bank per poter ricaricare sia il gimbal che il nostro smartphone. All'interno troviamo naturalmente la manualistica in lingua cinese e in lingua inglese, ma comunque davvero comprensibile, e troveremo anche questo comodo laccettino che ci permetterà di, una volta fissato al polso, quindi messo così tipo braccialetto e quindi ancorato al nostro gimbal, nell'eventualità che questo scivoli, il gimbal rimarrà perfettamente ancorato al nostro polso. Infine troviamo il cavo di ricarica USB micro USB, non ha una particolare profondità il cavetto e quindi possiamo utilizzare qualunque cavo che abbiamo in casa, quindi anche quelli dei nostri smartphone. Troviamo infine questo comodo e davvero geniale treppiede, mini treppiede. Come vedete qui abbiamo l'attacco a vite da un quarto di pollice che vi fa appunto intuire che il nostro gimbal è dotato di tale attacco, quindi potremmo ancorare sia questo mini treppiede ma anche un treppiede ad esempio fotografico e quindi più professionale. Il treppiede qui in basso ha dei piccoli gommini in silicone antiscivolo e questo ci permetterà di tenere in modo saldo il nostro gimbal una volta posizionato su una superficie piana, per esempio per girare dei time lapse. Infine troviamo questa sacchettina, questa piccola appunto bustina, dove troviamo dei mini adattatori, chiamiamoli così, con attacco micro USB, mentre dall'altra estremità abbiamo tre diversi tipi di attacco: la Type-C, la Lightning e la micro USB. Questo perché il nostro gimbal può essere sfruttato anche per ricaricare lo smartphone che abbiamo appunto fissato sopra il gimbal durante l'utilizzo, e quindi siccome i dispositivi compatibili sono sia Android che iOS, ecco spiegato il perché di questi tre adattatori. Infine dobbiamo analizzare, scusate se mi sposto, il gimbal vero e proprio. Eccolo qua. Questo è il Vimbal 2 prodotto da FeiyuTech. Non vi darò tante informazioni a livello tecnico, in quanto troverete qui sotto nel link in descrizione direttamente la recensione testuale dove approfondiremo tutto quello che riguarda specifiche tecniche e quant'altro. Mi limiterò a dirvi che il gimbal è interamente realizzato in plastica, ad eccezione dei giunti cardanici che invece hanno appunto degli infissi hanno delle parti in alluminio. Partendo dal basso troviamo una vite appunto da un quarto di pollice di tipo fotografico che ci permetterà di ancorare il mini treppiede in dotazione oppure direttamente un treppiede professionale, mentre poco più in alto qui sopra troviamo invece direttamente il forellino per ancorare il laccetto.
Proseguendo lungo il manico troviamo questo inserto in similpelle, in pelle comunque sintetica, che ci permetterà di tenere meglio, quindi aiutare il grip della presa del nostro gimbal, soprattutto in quanto è realizzato in plastica potrebbe creare forti sudorazioni, quindi questo permette invece di tenerlo ben saldo e far sì che non scivoli. Qua troviamo questo pulsante. Questo pulsante servirà per, una volta tenuto, bloccare gli assi e quindi tenere fisso il nostro smartphone sul punto su cui stavamo inquadrando, mentre spingendolo rapidamente due volte riporterà il gimbal nella posizione iniziale, che è quella standard del pan, con una rotazione a 320 gradi. E tenete bene a mente questo numero, perché rispetto ad altri gimbal lui offre una rotazione su tutte tre gli assi solamente di 320 gradi, rispetto a modelli concorrenti che invece arrivano fino a 360. Proseguendo sempre sul manico troviamo l'ingresso USB, micro USB per la ricarica, coperto da un piccolo tappino in silicone, mentre sempre sull'altro profilo troviamo una sorta di slider che ci permetterà, tramite l'applicazione proprietaria, di agire sullo zoom, quindi zoom in e zoom out, anche se devo dire lo zoom risulta decisamente scattoso. Infine troviamo la cloche dei comandi, di cui sopra troviamo il LED di stato che ci notificherà che il gimbal è acceso e quindi in funzione, nonché l'avvenuta connessione con lo smartphone. Abbiamo il joystick che ci permetterà non solo di movimentare il gimbal a destra, a sinistra, in alto e in basso, ma anche di fare dei movimenti in diagonale. Adesso vi farò comunque vedere tutto quanto. Abbiamo comunque il pulsante di accensione, per cui occorrerà tenerlo premuto per 1-2 secondi per azionare il gimbal. Come vedete lui adesso si è azionato, mentre spingendo più volte questo pulsante abilitiamo delle funzioni che adesso comunque approfondiremo. Infine sotto abbiamo il pulsante di scatto oppure di registrazione video, una volta che lo teniamo premuto per circa un secondo. Connettiamoci direttamente all'applicazione, lui adesso sì, è connesso, e vi faccio vedere innanzitutto alcuni piccoli movimenti. Quindi comandando il joystick vediamo che lui si muove a destra, a sinistra, in alto, in basso, oppure appunto i movimenti in diagonale. Come vedete lui si inclina e ruota al tempo stesso. Ma prima di approfondire però tutte le funzioni, continuiamo direttamente con il design di questo gimbal Vimbol 2, in quanto la particolarità rispetto ai concorrenti è che questo gimbal integra direttamente un selfie stick. Infatti in questo anello qui in plastica basterà tirarlo verso l'alto per, diciamo, prolungare il nostro gimbal di circa 18 cm rispetto alla misura normale. Il meccanismo, a dir la verità, non è proprio del tutto fluido, toccherà fare un po' di forza, ma è comunque una funzione che in un certo senso aiuta in determinate circostanze, in quanto possiamo avvicinarci direttamente ad un soggetto sfruttando questa asta telescopica, appunto questa sorta di selfie stick. Infine troviamo proprio il giunto cardanico. Altra particolarità, spengiamo un attimino il gimbal, è che possiamo direttamente scegliere la modalità di ripresa in verticale o in orizzontale agendo su questa morsetta qui dietro. Infatti in un semplice click noi possiamo direttamente switchare da modalità orizzontale a modalità verticale, il che diventa utile magari se dobbiamo fare delle riprese, per esempio per la nuova Instagram TV che sfrutta solo e unicamente riprese in verticale. Sempre parlando di questa piccola morsetta, qui troviamo un altro ingresso micro USB che ci permetterà di andare a collegare i vari accessori di cui vi ho parlato prima per ricaricare lo smartphone che abbiamo qui posizionato sul gimbal, il che significa che andremo a sfruttare la carica della batteria integrata nel nostro gimbal, una batteria da 600.000 mAh che dovrebbe garantire un'autonomia di 5 ore di utilizzo. Durante i miei test però purtroppo questo non si è rivelato reale, infatti sono riuscito a portare il gimbal ad un massimo di 2 ore e mezzo / 3.
E quindi come funziona questo gimbal? Beh, semplicemente dovremo andare a posizionare il nostro smartphone agendo sul perno della piccola pinza, andare in un certo senso a stabilizzare fin da subito lo smartphone andando ad agire su questo braccino, che può essere allungato o può essere ristretto fino a 2 cm. Questo permette di stabilizzare fin da subito il nostro smartphone. Smartphone che possono essere inseriti fino ad una dimensione massima di 6 pollici con un peso di 210 grammi. E quindi per stabilizzarlo, come abbiamo detto, basterà agire su questa levetta andando a definire il peso, quindi più o meno così è stabilizzato, dopodiché accendere logicamente il Bluetooth ed accendere il nostro gimbal. L'applicazione ci chiederà di connetterci tramite Bluetooth e quindi andremo poi a effettuare l'associazione con il Bluetooth del nostro gimbal, che è davvero immediata. E vi accennavo prima appunto alle funzioni del pulsante di accensione, che riporta fino a 5 funzionalità diverse. La prima fondamentalmente permette di switchare dalla modalità pan alla modalità del blocco degli assi. Quindi vedremo comparire qui sull'applicazione 320 gradi, che è praticamente quella funzione del pan cosiddetto, che ci permette di seguire i nostri movimenti con la mano, rimanendo però bloccato sull'asse in verticale. Infatti, se vediamo, se noi spostiamo il nostro gimbal in questa parte, vediamo che lo smartphone non si muove. Tenendo premuto invece il pulsante che troviamo qui dietro, oppure switchando appunto direttamente la modalità con un semplice click, possiamo bloccare tutti gli assi e quindi tenere fermo il nostro smartphone sui vari assi, e quindi verrà mantenuto direttamente la focale fissa su un punto. Se spingiamo invece 2 volte il tasto di accensione in modo rapido, switcheremo dalla modalità o pan oppure del blocco degli assi alla modalità follow, che praticamente seguirà tutti i movimenti del nostro braccio e quindi del nostro corpo, andando sia in verticale che in orizzontale. Quindi il nostro smartphone si muoverà su tutti e 2 gli assi. Cliccando invece in sequenza rapida per 3 volte andremo a switchare sull'applicazione proprietaria direttamente dalla funzione della camera posteriore alla camera anteriore del nostro smartphone. Invece se andiamo ad effettuare dei time lapse, cliccando 4 volte velocemente appunto il tasto di accensione, potremo andare a definire il punto di origine e il punto finale del nostro time lapse, perché possiamo effettuare direttamente una rotazione. Infine, spingendo in rapida sequenza per ben 5 volte il tasto di accensione, possiamo andare a reinizializzare tutte le impostazioni del nostro gimbal. Per effettuare una foto, come detto prima, invece basterà cliccare semplicemente una volta qui il tasto REC, chiamiamolo così, contraddistinto da un pallino rosso, mentre per cominciare un video occorrerà tenerlo premuto per circa 1 secondo. Vedremo comparire comunque l'indicatore del timer sulla applicazione del nostro smartphone. Ma fin qua sono funzionalità che possiamo ritrovare benissimo in qualunque gimbal in commercio, mentre il nostro Gimbal 2 si caratterizza per 3 funzioni davvero sorprendenti. La prima, in parte ve l'ho già accennata, ed è quella del time lapse con rotazione, quindi possiamo fissare un punto iniziale ed un punto finale ed il nostro gimbal ruoterà automaticamente, e noi possiamo definire addirittura la velocità di rotazione sia dell'asse verticale che dell'asse orizzontale. Un'altra funzione che in un certo senso va di pari passo con la terza è la possibilità di poter inseguire un oggetto o comunque localizzare un volto e quindi inseguire direttamente il volto, che significa che in queste modalità il gimbal si muoverà direttamente sull'asse verticale o orizzontale in modo automatico. Ad esempio, la funzione del rilevamento del volto e quindi del tracking del volto permetterà magari di effettuare dei vlog in tutto
tutta autonomia e quindi senza pericolo di fuoriuscire dall'inquadratura. Ad esempio, invece, il tracking di un oggetto ci permetterà, se stiamo effettuando ad esempio una camminata, di, mi viene in mente, Parigi, e vogliamo fissare come punto centrale la Torre Eiffel, di effettuare un video e quindi mantenere fissa la focale sulla Torre Eiffel. Infine dobbiamo parlare dell'applicazione proprietaria del Vimbol 2, la cosiddetta V-Cool, che troverete disponibile sia per dispositivi Android che iOS. Su iOS fondamentalmente non ho fatto test perché, ahimè, io sono allergico a dispositivi Apple, amo solamente Xiaomi, ma detto ciò ho fatto dei test sia su un Redmi 5 che su un Redmi Note 5 e devo dire che purtroppo l'applicazione non è fatta proprio bene. Infatti sul Redmi 5 ho trovato più volte difficoltà ad effettuare il tracking del volto, così come dell'oggetto. Addirittura, se andavo ad effettuare dello zoom in o zoom out, i colori venivano totalmente impastati. Detto ciò, anche l'applicazione, diciamo che la traduzione è un italiano un po' masticato, un po' mozzicato, come si dice a Roma, però tutto sommato è funzionale. Possiamo ad esempio andare ad effettuare, oltre a un video, delle foto panoramiche, oppure effettuare appunto un time-lapse. Possiamo applicare dei filtri in tempo reale, quindi che andranno a agire direttamente sulla tonalità di colore, oppure andare a definire una sorta di modalità pro in cui definire appunto gli ISO, il bilanciamento del bianco o direttamente l'esposizione. Infine gli altri comandi ci permetteranno di attivare o disattivare il flash della camera, oppure switchare dalla modalità camera posteriore alla camera anteriore, direttamente scegliere se usufruire della modalità pan, tilt oppure follow, oppure azionare appunto il tracking del volto o il tracking di un oggetto. Infine abbiamo il menu delle impostazioni, nel quale andare a definire la forza motore di questo gimbal, nonché la velocità di rotazione dei vari assi in orizzontale e in verticale, così come appunto andare a definire invece il tempo, diciamo, di rotazione per il time lapse. Beh, in modo sommario diciamo che vi ho detto più o meno tutto riguardo questo gimbal Vimbol 2, ma non vi ho detto quello che ne penso e soprattutto non vi ho mostrato effettivamente cosa è in grado di fare. Beh, vi preannuncio che dopo queste mie piccole conclusioni seguirà una breve clip, breve più o meno, diciamo dura più 2 minuti, in cui comunque vengono mostrate le potenzialità del gimbal. Considerate però una cosa: ho girato innanzitutto il video con un Redmi 5, quindi con la qualità video del Redmi 5, ho applicato qualche, diciamo, color correction, per modo di dire, a mio gusto, e quindi non fatevi influenzare da quello, ma soprattutto considerate che ho girato la clip al primo giorno di utilizzo. Perché questo cosa significa? Perché il Vimbol 2 ha grosse potenzialità, ma dovete prenderci la mano, perché effettivamente sì, è immediato l'utilizzo, ma per ottenere dei risultati professionali dovete sperimentare, un po' come tutto quello che riguarda, diciamo, il mondo della fotografia. Qua infatti, quando prendete una camera fotografica in mano, la migliore del mondo, non è che fate un punto e scatta e vi viene una foto da Dio, dovete sperimentare. E così anche con il Vimbol 2 di Fejutech, dovete sperimentare ed andare a trovare la miglior soluzione, il miglior, diciamo, settaggio per ottenere dei video di alta qualità. Detto ciò, il Vimbol 2 al costo a cui si propone è sicuramente un ottimo acquisto da consigliare. C'è però da considerare che lui costa più o meno sugli 85 euro, ma spesso possiamo trovare in offerta il DJI Osmo Mobile 2, che in genere oscilla sui 149 euro, e sicuramente è un prodotto un po' più professionale sia per costruzione sia per applicazione. Quindi è sicuramente un prodotto consigliato per i vari, diciamo, fotografi professionisti, no, è consigliato sicuramente per chi come me ama la fotografia a livello amatoriale e magari vuole immortalare e rendere un po' più cinematografiche le proprie riprese. Per Emanuele da xiaomitoday.it è tutto, alla prossima, ma non andate via perché c'è la clip! Take me away. Much better place. Much better place. Yeah, we could run away. We could run away. Yeah, we could go today. We could go today. Just take me away. Just take me away. Where we are.
all feel the same. Where we all feel okay. Where we all feel no pain. Yeah. I don't wanna stay down, no more. Hit me with the pain and the stab as I grow. Turn up the mic gain as I grab what I know. I want the right fame just to pass through my flow. I wanna teach the masses, like classes. Just out of practice, so maybe you could pass this class called life. We live then we die, so we might as well try. Not only get by, before you're in the sky. I've been running long enough, think it's time now. For me to face it all. Every second going by, I'm losing time now. It's time to take it on. I'm okay, yeah. There's no pain, yeah, there's no pain, yeah. I'm okay, yeah. I've been running long enough, think it's time now. For me to face it all. Every second going by, I'm losing time now. It's time you take it on. I've been running long enough, think it's time now. For me to face it all. Every second going by, I'm losing time now. It's time you take it on. To the curse, hit me where it hurts. Everyone's the worst. I only got myself, I don't need any help. Already been through hell, I know that you could tell. I only need a chance, I only need a plan. I'm going all in and I'll do it cause I can. Feel like you're falling, catch yourself with my hand. I'll pull you back up till your feet feel the land, yeah. These words, the verse, it hurts. I work, rehearse, I purge the curse. These words immerse my nerves. I slur, reverse, then work, reverse. Now I talk with intent, I talk to defend. I talk to the world and I meant what I said. I talk and I blend, a speech from a friend. It's not about the life, it's what you do before it ends, yeah. I've been running long enough, think it's time now. For me to face it all. Every second going by, I'm losing time now. It's time to take it on. I'm okay, yeah. There's no pain, yeah, there's no pain. I'm okay, yeah. I've been running long enough, think it's time now. For me to face it all. Every second going by, I'm losing time now. It's time you take it on. I've been running long enough, think it's time now. For me to face it all. Every second going by, I'm losing time now. It's time you take it on.